Siamo partiti da Santa Maria Turrana, il novenario. Sopra. Ci siamo raccordati con il sentiero segnato qua per andare verso Ardauli, percorrendo tutto questo sentiero. Adesso siamo qua, quindi stiamo per entrare in Ardauli. Poi la nostra direzione sarà il novenario di San Quirico. E quindi fare tutto questo percorso. Si chiude tutto il percorso. E effettivamente partendo da qua è ben segnato, perché vediamo che ci sono anche i cartelli che indicano appunto i sentieri, uno che va in questa direzione verso Murudu e l'altro che va in questa direzione verso la direzione che siamo, da cui siamo venuti noi, il mulino. Sembra di aver fatto chissà che percorso lunghissimo, ma ringraziando la pastorale del turismo di Oristano che ci ha dato questa indicazione, ci siamo mossi su un sentiero spettacolare, ci abbiamo messo un'oretta e qualcosa e di fatto abbiamo fatto 2 chilometri, neanche 2,5 chilometri, quindi al di là della difficoltà del sentiero in se stesso, che è piuttosto sconnesso, quindi bisogna starci attenti, ma dal punto di vista sia delle pendenze che delle lunghezze sono cose normali. Adesso ci spostiamo di qui. Ah, qui c'è un altro abbeveratoio. E adesso andiamo verso il paese di Ardauli. Quindi suppongo che anche dovendo arrivare senza acqua non si muore di sete. E questa è la direzione che ci porta a Ardauli. Io come sempre me la dico. E si incomincia a intravedere il lago Modeo. Quindi abbiamo raggiunto una posizione veramente dominante. E il paesaggio è fantastico, appunto Modeo. Via. Ci stiamo avvicinando al paese, quindi vediamo dei bellissimi alberi di noce. Hanno fatto un viale liberato con le noci. Sì, fanno il viale d'ingresso che ci accompagna verso Ardauli. Con le noci ancora quasi presenti. Ecco una bellissima vista sul lago Modeo. Effettivamente Ardauli è in posizione dominante e quindi da veramente da qui si vede un colpo d'occhio meraviglioso che spazia dai Monti Ferru fino appunto al lago, al bacino artificiale del lago Modeo. Qui non so come, non so perché, nel bosco sotto c'è un albero di arancia. Veramente fantastico. Guarda là. E l'aveva detto Angelo prima che questi posti era prima coltivati. Erano molto tenuti. Agitati anche te, però uno tranquillo, però sono messi nel recinto, speriamo che non lo... Ci dà il benvenuto all'ingresso del paese. Uno mantiene la sua calma imperturbabile. Abbiamo lasciato la strada per il porto della Funtana che abbiamo lasciato prima. Stiamo entrando nel paese di Ardauli, su un bragoli che viene utilizzata per fare ombra agli ingressi delle case. E qui la caratteristica rispetto al paesino che abbiamo visto ieri è che le case qui sono tutte intrachite e non in basalto. Salendo verso la chiesa, i dettagli sono in trachite rossa, confermano che il paese utilizza questo materiale per le sue costruzioni. Qui ci sono due fantastici portali dove ci sono due iscrizioni, che devi morire, la morte non risparmia nessuno. Probabilmente era un vecchio edificio di una confraternita, di confraternite del paese, hanno lasciato giustamente queste iscrizioni. La chiesa è la parrocchiale del paese. Ardauli è la parrocchiale del paese ed è dedicata a Santa Maria del Cammino, che direi che è la chiesa ideale per il percorso che abbiamo fatto oggi. Questa chiesa, Santa Maria del Buon Cammino, che è il cammino che abbiamo percorso noi adesso per raggiungerla, è una chiesa che ha dei dettagli particolari, due leoni ai lati, la facciata che è impreziosita da un bellissimo rosone. Nel 1600 un parroco ha messo tutti i suoi averi per avviare la costruzione di questa chiesa parrocchiale.
che è veramente imponente, guarda sul paese e si distende ai suoi piedi.